I consiglieri comunali del Partito Democratico di Arilson Comune chiedono uniti le dimissioni di Alessandro Ghinelli e dell'assessore al bilancio Merelli. Sì, dopo le ultime intercettazioni che sono emerse anche dai quotidiani, il famoso Mister X è diventato Mister Alessandro Ghinelli. E quindi riteniamo che il comportamento del sindaco di andare a fare pressioni sull'organo di vigilanza affinché cambiasse il parere sulle consulenze, queste super consulenze di Coingas, ci pare un atto politicamente gravissimo e che dovrebbe portare automaticamente alle dimissioni del sindaco. Che dopo 15 anni, dopo Variantopoli, siamo oggi di nuovo a evidenziare una gestione del denaro pubblico che sembra assolutamente inadeguata e non rispettosa delle norme. È un dato di fatto, è una storia che purtroppo si ripete. Beh, Romizzi, voi avete chiesto le dimissioni non solo del sindaco ma anche dell'assessore al bilancio, però avete rimarcato anche una cosa, cioè che a quest'ora dovevano già essere arrivate. Ma sì, perché non c'è chiarezza rispetto a tutto quello che sta succedendo. Noi, ma non tanto come minoranza, in quanto rappresentanti dei cittadini, crediamo che sia fondamentale che i soldi pubblici, si sta parlando di mezzo milione di euro. Io faccio un esempio nazionale, nelle settimane scorse 35 mila euro di un sottosegretario Siri, la questione Siri che forse vi ricorderete, per 35 mila euro, che quindi è molto meno di mezzo milione, c'è stata giustamente una discussione importante all'interno della compagine governativa e le dimissioni di Siri. Ebbene, qua si sta parlando di mezzo milione di euro, chi sono i responsabili, come è andata la cosa, ci penserà la magistratura, ma da un punto di vista politico il dato è chiaro, l'amministrazione comunale di destra, non ha le caratteristiche per governare questa città, una città che merita degli amministratori completamente trasparenti e merita degli amministratori che rispondono per ogni euro che spendono di fronte appunto ai cittadini. Purtroppo è una pagina brutta per Arezzo e per gli aretini. Io credo che su questo l'amministrazione debba dare risposta alla cittadinanza. È inutile che si dimostri compatta con giochi più o meno di potere, ma deve dare delle risposte ai cittadini su quelle che sono state le risorse che Coingas ha dato per queste consulenze.